Walker qui da Urnago, frazione Santuario di Urnago. Puntate i navigatori su questo luogo, lasciate l'auto qui nei parcheggi della zona, iniziamo insieme una nuova bellissima passeggiata. La strada tra Urnago e Roncello, il santuario della Madonna del Lazzaretto che risale al 1576. La curiosità è che qui è sepolto uno dei più grandi illuministi italiani, Pietro Verri. La tomba della famiglia Verri, sostenitrice del santuario, è esterna, qui alla mia destra. E Pietro Verri è proprio sepolto qua, è morto a Urnago nel 1797. Il santuario ha un'immagine molto bella della Madonna col bambino e anche un organo molto importante al suo interno. Questo è anche il punto di partenza della nostra passeggiata di oggi. Ci dirigiamo verso Roncello in direzione est alla mia sinistra, lasciando il santuario dove torneremo perché abbiamo parcheggiato. Allora tutti insieme, buona passeggiata e saluti alla famiglia Verri. Appassionati della camminata, segnatevi questo nome, siamo nel Parco Agricolo Nord-Est di Milano, pensate 107 km di sentieri. Noi oggi partiamo dal santuario di Urnago, l'abbiamo lasciato da qualche centinaio di metri, facciamo un po' di questi sentieri, venite nel bosco, andiamo! Lo chiamano il boscone di Urnago. Siamo entrati a piene mani, abbiamo preso il sentiero principale e lo stiamo percorrendo tra carpini, robinie, qualche betulla. È un bosco abbastanza fitto, assolutamente simpatico, che si può fare passeggiando anche per piccoli tratti. Noi vogliamo fare invece un giro un po' più elaborato, arrivare insieme a Cavenago e già non manca molto, seguiteci. Sono con Matteo, il mio super cameraman, stiamo salutando insieme il boscone di Urnago, è qui alle mie spalle. Siamo entrati nel comune di Cavenago di Brianza e siamo ai confini quasi con Basiano, pensate un po'. Qui alla mia sinistra, non lontana, c'è la cascina Castellazzo, che è piuttosto famosa in zona. Noi, uscendo dal boscone di Urnago, raggiungiamo laggiù una strada asfaltata, quella che collega Basiano con Cavenago. Ci dirigiamo a destra, lasciato il bosco, in direzione Cavenago per l'appunto. Vogliamo raggiungere insieme l'oasi naturale delle foppe di Cavenago. E allora ancora un pezzo insieme, via! Il bel giro di oggi ha una forma che sembra quella di un rettangolo. Dopo il lato lungo nel boscone di Urnago, eccoci sul lato stretto, siamo in direzione ovest, stiamo per entrare a Cavenago Brianza. Abbiamo un chilometro sì con un po' di asfalto, una pista ciclabile, ma la strada è assolutamente poco battuta, per cui lo puoi fare tranquillamente. Tutto questo finirà qui avanti, all'oasi naturalistica delle foppe di Cavenago, dove sto per portarti e sto per presentarti un ambiente assolutamente da scoprire. Guardate che bei fiori qua sopra e indovinate voi stessi in che stagione siamo. Siamo all'inizio di aprile, l'avete capito, no? Adesso lasciamo la strada che va verso Cavenago, ripieghiamo ancora in direzione nord, perché qui alla mia destra, mi raccomando alla mia destra, inizia l'area dell'oasi naturalistica delle foppe. Voglio portarvi a scoprirvela, dobbiamo andare. C'eri già stato qui? Siamo nel comune di Cavenago di Brianza, questa è l'oasi naturalistica delle foppe. Le foppe sono delle ex cave di argilla scavate molte decine, centinaia di anni fa e poi riempite di acqua piovana, e ad alimentare le foppe di Cavenago è arrivato anche un canale di 3 km che preleva un po' di acqua quando c'è dal Villoresi che passa non lontano. Tutto questo per avere 12.000 metri quadri di laghetto. E qualcuno è qui anche a pescare pesci persici. Ottime le sponde per fare una grigliata, per prendere un po' di sole come sto facendo io, per riposare a metà di una bellissima passeggiata come quella nostra di oggi e per guardare anche un po' i germani, le gallinelle d'acqua
Folaghe, Aironi, Cinerini, veramente qui alle Foppe non manca niente. Se non ci sei già stato, l'invito è sempre il solito. Vieni, una bella passeggiata e una bella domenica al sole qui a Cavenago di Brianza. Tempo di tornare al santuario di Ornago. Dovete quindi, arrivati da Cavenago, fare due lati delle Foppe e portarvi appunto sul lato nord-est per trovare il sentiero, adesso ve lo faccio vedere, che vi riporta al santuario di Ornago, da questa parte. Eccolo. E qui, salutando le bellissime oasi naturalistiche, le Foppe di Cavenago, riprendiamo la nostra passeggiata in direzione nord, in direzione di Ornago. Siamo tornati ad Ornago. Abbiamo lasciato le Foppe da poche centinaia di metri. Qui accanto a me, alla mia sinistra, da questa parte, stiamo passeggiando lungo la murella del sanatorio di Ornago. È un ospedale dedicato ai malati ai polmoni, in particolare alle signore. Era un sanatorio femminile costruito nel 1910, perché molte signore che lavoravano in filanda e nelle risaie si ammalavano poi di malattie polmonari, venivano portate qua e assistite in piena gratuità. Il sanatorio d'Ornago poi è diventato anche maschile, è stato chiuso nel 1999, ora lo stiamo percorrendo qui, il bosco di pini silvestri che c'è alla mia sinistra, e era molto famoso, famoso anche a livello internazionale. Adesso è chiuso da 25 anni, resta come area verde, oasi verde tra Cavenago e Ornago per l'appunto. Facciamo una tappa per ossigenarci un po'. Qui alle mie spalle c'è il sanatorio di Ornago, è circondato da uno stupendo bosco tra cui ci sono molti pini silvestri, l'aria improvvisamente cambia, si ossigena, è un posto dove magari fare una tappa passando via, pensando anche a quante persone hanno beneficiato delle cure, le uniche, ripeto, in pianura, in una struttura di questo tipo molto molto interessante. Ancora una tappa nel nostro giro di oggi, abbiamo lasciato il sanatorio di Ornago e stiamo arrivando al santuario di Ornago, a mezza strada e c'è da fermarci di fronte a questa cappella che ricorda un evento soprannaturale che si è verificato il 19 aprile del 1714. Era un anno come questo, tra l'altro il 2023, dove c'era una siccità fortissima. La gente pregava per avere acqua. La Madonna del posto, al santuario, in questo luogo improvvisamente fece sorgere spontanea una fonte che è andata avanti per moltissimi anni e decenni, così senza apparente origine, che è servita poi ad alimentare i campi circostanti. Proseguiamo e chiudiamo il nostro giro. Giro terminato, siamo tornati al santuario di Ornago. Allora il boscone, le Foppe, beh, questo è un giro bellissimo, poco più di 5 km. Sono in molti a dire che è importante camminare, ma in pochi a suggerirti dove camminare. E se non vuoi fare molta strada da casa, qui in provincia di Milano, dirigiti verso Ornago. Riguarda prima questo video per ripassare i passaggi tutti insieme. E se il video ti è piaciuto, metti un like. E se il video ti è piaciuto molto, iscriviti anche al canale per restare aggiornato. Dall'Urban Walker, da Matteo, il grande cameraman, dal santuario di Ornago. Un saluto a tutti, ciao ciao.